Giulia Dell'Ellix. La sorella incastra Andrea con un liche. Damante risponde cosa è accaduto durante le ultime ore tra Andrea Damante e Giulia Dell'Ellix. Sotto la foto della nipote dell'esperta di tendenza è apparso un commento scritto da una utente che accuserebbe il famoso DJ di aver tradito l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Secondo la ragazza che su Instagram si chiama Fataturkina, Damante farebbe la bella vita con altre ragazze già da tempo, e che coperto dal suo fotografo Daniel, e dal suo amico Edoardo durante le serate inizierebbe prima a chiacchierare con la prescelta, e poi la inviterebbe a salire in hotel. Infine, come detto già da altre segnalazioni, Andrea sequestrerebbe prima il cellulare della ragazza e la minaccerebbe di SPUT**narla in giro, se avesse aperto bocca. Un commento come tanti, certo. Peccato però che è spuntato il nick della sorella di Giulia, Veronica, la quale ha voluto rendere nota la sua presa di posizione attraverso quel gesto, che ha causato veramente un vero e proprio putiferio. Il nick di Veronica ha avuto talmente tanta risonanza che è arrivato persino alle orecchie di Damante, che in questo momento non si trova nemmeno in Italia. Andrea Damante contro la presa di posizione della sorella di Giulia Dell'Ellix. La sorella di Giulia Dell'Ellix avrebbe dato quindi credito alle maldicenze contro Andrea Damante che si sono susseguite durante queste ore. Dopo che era stata ufficializzata la rottura tra Andrea e Giulia, erano circolate pesanti segnalazioni contro Damante, in cui moltissime ragazze dichiaravano lo stesso modus operandi con cui Andrea rimorchierebbe le ragazze in discoteca. In seguito al leak di Veronica, l'ex tronista di Uomini e Donne ha prima caricato sulle sue Instagram Stories questa foto, facendo intuire che secondo lui sia un account fake, magari creato dalla stessa sorella di Giulia. E poi ha iniziato il suo monologo affermando che continuava a leggere cattiverie gratuite sulla loro storia, e soprattutto su di lui, di persone che scrivevano e si inventavano cose soltanto per guadagnarci e prendere likes. Andrea ha quindi precisato che Giulia sa il motivo per cui si sono lasciati, così come anche lui lo sa, e ha pregato tutti di stare nel proprio e di stare tranquilli. Infine, ha lanciato la sua velenosa frecciata. Damante si trova attualmente a Los Angeles per lavoro ed essendo in America non ha molte possibilità di difendersi dalle accuse.